carissime sorelle e fratelli, nel breve brano del Vangelo di Marco di questa domenica vi sono una serie di avvenimenti. Giovanni viene arrestato, Gesù ne prende il testimone, la parola che non si lascia imprigionare, anche Gesù che cammina, le prime parole e i primi discepoli. Siamo al momento sorgivo del Vangelo. Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. La prima caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da una forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, affetti, paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza. Proprio su questo andare si innesta la seconda caratteristica del brano di oggi. Camminava e proclamava il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è bella, infatti, è gioiosa notizia. Alle volte è minaccia, è giudizio, spesso è precetto, è ingiunzione. Ma ora la caratteristica nuova del rabbì itinerante è proprio il Vangelo, una parola che conforta la vita, Dio che libera. La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così. Il regno di Dio, cioè il mondo come Dio lo sogna, è vicino, perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire. Libera, guarisce, purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione non è presentata come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. Convertitevi allora, cioè giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri del sole, perché la luce è qui. Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Poi, camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide. Cammina senza fretta e senza ansia. Cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi farò diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che c'è di più umano, bello, grande, luminoso. Ogni figlio di Dio questa luminosità deve portarla nel suo cuore. Buona domenica a tutti.